Episodi arbitrali a parte, molte decisioni di imbarazzo di Tivoli non hanno convinto proprio nessuno e ce l'hanno conferma di attraversare un momento poco brillante. I marsicani ancora una volta sono costretti a rimandare l'appuntamento con la vittoria casalinga e giocando in 10 per più di un'ora devono accontentarsi contro la Cagliese soltanto di un pari. Valenzano tra i pali, Oparà e Selvaggio a centrocampo sono le novità proposte da Cifaldi. Primo tempo avaro di emozioni, al terzo Prosia non trova la palla nel tentativo al volo. Col passare dei minuti cresce però la Cagliese, anche se l'unico pericolo portato dalle parti di Valenzano sarà questo colpo di testa di Fenucci. E al 25esimo finisce la partita di Valenzano, messo fuori causa da un infortunio alla spalla. Entra Bartoletti e per il discorso dei fuoriquota Raparelli rileva Selvaggio. Proprio il nuovo entrato in evidenza al 27esimo, ma in ritardo sul tocco di Prosia. Altri tre minuti e termina la giornata anche del giovane celanese, espulso dopo questo intervento da Tergo. Al 32esimo però proprio il celano trova il gol del vantaggio, punizione di Zanon, Gallinucci non può nulla. La reazione degli ospiti, al di là di un maggior possesso palla, non crea problemi ai marsicani, che in pieno recupero potrebbero ancora passare. Carosello chiama l'estremo difensore alla respinta, con Scibiglia che non riesce a ribadire in rete. La ripresa si apre con la Cagliese che manda subito in campo Tassi al posto di Capotondi e i marchigiani si fanno vedere immediatamente con un tentativo di Lucchetti con il celano che però salva in calcio d'angolo. Al sesto su iniziativa di Gonzales Bartoletti viene superato ma Galluzzo quasi sulla linea di porta salva in extremis. Il celano è in chiaro affanno, gli uomini di Severini insistono e all'ottavo vanno in gol con Tassi, ma la sua realizzazione viene annullata per una posizione di fuorigioco. Poi non succede più nulla fino alla mezz'ora, quando il celano trova il raddoppio, azione che parte dal calcio d'angolo, il colpo di testa vincente di Morgante, ma per Marrazzo di Tivoli il gol è irregolare tra l'incredulità di tutti. Dunque primo episodio contestato della giornata. Sul capovolgimento di fronte la Cagliese trova il pari. Ancora iniziativa a firma di Gonzales, questa volta è Chiarabini, da poco in campo, a battere l'estremo difensore di casa. Episodi che fanno accendere gli animi in campo, il direttore di gara stenta a tenere il match in pugno, al 40esimo si rende ancora protagonista di un episodio concedendo un calcio di rigore molto discutibile al celano, dal dischetto però Di Matteo non riesce a far centro, Gallinucci gli blocca la conclusione.